ad Ostia, abbiamo il dottor Claudio Fiorentino, ex giudice di pace appunto di questo presidio. Allora, la legge ci sta, la legge 162 del 2014. Le ordinanze del TAR che prevedono la presenza sul territorio ci sono. Tra l'altro è stato anche nominato un commissario ad acta per farlo rispettare. Dopodiché il problema allo Stato è che purtroppo la disponibilità della struttura dove veniva svolta l'attività giudiziaria non c'è più perché non è stata data disdetta al contratto di locazione dell'immobile che ospitava l'ufficio del giudice di pace di Ostia. Quindi devono trovare una soluzione allocativa per l'ufficio e consentire quanto prima la ripresa dell'attività in via urgente perché l'ufficio non doveva proprio chiudere in base alle ordinanze del TAR. Quindi in questo senso c'è un danno sia ai residenti che oggi come oggi non possono proporre ricorso a Ostia o fare le loro cause qui, sia soprattutto per quelli che ci avevano la causa qui e si sono trovati l'ufficio chiuso senza avvertenze dal 1º aprile 2015, in una situazione in cui poi questi fascicoli sono stati asportati contro le ordinanze del TAR e questo è avvenuto nel mese di maggio 2015. Quindi al momento diciamo che possibilità appunto dicevo i cittadini hanno per riavere questa sede o altre il giudice di pace? Quindi i cittadini devono, o meglio, per coltivare questa aspettativa, possono sensibilizzare il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, che è competente ad attivare un nuovo contratto o comunque trovare nuove sistemazioni alloggiative in tempi brevi. E dopodiché sollecitare il Ministero della Giustizia che deve per decreto disporre l'inizio della nuova attività. Oltretutto questa situazione può essere segnalata al commissario ad acta nominato apposta dal TAR, nella figura del prefetto, che a Ostia si sta occupando di tante cose in questo periodo, quindi ci sta anche questa competenza Grazie. in più. Prego. Di pace siamo molto a buon punto perché c'è stata una legge che ha restituito Ostia, e ci sono stati dei ricorsi al TAR che qua, io adesso non sono più avvocato e da un mese mi sono cancellato l'ordine degli avvocati. Comunque io ho patrocinato questi tre ricorsi al TAR che sono andati tutti bene e hanno imposto al Ministero di riaprire la vecchia sede del giudice di pace entro 60 giorni, dalla notifica dell'ordinanza che è stata notificata il 17 agosto, quindi 17 ottobre dovremmo scadono questi termini, dopodiché subentrerà il prefetto che dovrà obbligare agire in sostituzione del Ministero per riaprirlo questo giudice di pace. Insomma, poi l'udienza del merito al TAR ci sta il 21 ottobre, anche quella è molto importante, ma tutto lascia pensare che dovrebbe andare tutto per il verso giusto. Quindi Quindi, speriamo che, come si dice, la sì, giustizia sia una giustizia giusta, perché i la cittadini. giustizia sia giustizia giusta, insomma, bisogna, forse quello è un po' troppo, però intanto che un inizio di giustizia, poi sarà giusta con il tempo. Ok, grazie, grazie. Ciao.